poter utilizzare il loro comune per questo incontro. Ma prima di tutto ringrazio Guido Viale che si trova questi giorni proprio a Pesaro. Io l'avevo contattato perché, per sapere, dopo aver letto uno, scrive spesso ultimamente sul Manifesto il prezzo della crisi, che è stato un articolo molto bello che mi ha colpito molto favorevolmente, e quindi l'avevo contattato per sapere se lui era disponibile a venire. Salve. Per sapere se era disponibile a venire, tra l'altro questi giorni tutto era preso, quindi si era reso disponibile per oggi questo orario, quindi forse non è proprio consueto per la gente, però è importante avere un'occasione per parlare con Guido. Chiaramente oggi parleremo degli aspetti, diciamo, economici che stiamo affrontando, ma da un altro punto di vista, di capire come questa crisi che ci vede protagonisti può cambiare questa nostra società, anche in una prospettiva anche migliore rispetto a quella che ci ha visto in questi decenni. E vorrei appunto iniziare quindi a, diciamo, l'incontro di oggi, cerchiamo di farlo in maniera, a Guido piace di fare domande, quindi interventi, quindi io ho delle, eventualmente, le mie domande, però sarebbe bello, anche piacevole, che dal pubblico cerchiamo di instaurare una, diciamo, anche una discussione sui temi che magari riteniamo importanti. Per iniziare un po' l'incontro, diciamo, rifaccio la prima domanda. Io parlo di questo libro di Guido Viale, che è scritto nel 2009, maggio 2009, Prove di un mondo diverso. Tra l'altro recentemente Guido Viale ha scritto un altro libro che trovate, eventualmente potete acquistare qui. E in questo libro, quindi già nel maggio 2009, Guido diceva: anche perché la contrazione dei redditi della maggioranza della popolazione è irreversibile, potremo comprare meno, dovremo comprare meglio, cioè prodotti che sfruttino meglio le risorse. Questo appunto scriveva nel 2009. Oggi, in piena crisi economica, Guido Viale scrive: una crisi finanziaria di dimensioni globali è di nuovo alle porte e non sarà l'ultima. Il mondo si sta avvicinando intorno ai suoi debiti, crisi, salvataggi e sconti fiscali per i più ricchi hanno moltiplicato per due il debito dello Stato. Quindi chiediamo a Guido, quindi questa crisi si poteva prevedere, si intravedeva, il governo non ha fatto nulla, il motivo di questa crisi è del perché, insomma, siamo andati incontro senza poi poter in qualche modo cambiare prima. Intanto buonasera, grazie di avermi invitato, appunto cerchiamo di, anche siamo qui raccolti, di fare un dialogo e non un'esposizione. Ma dico semplicemente alcune cose per introdurre. Dunque, nel corso degli ultimi 30 anni a livello mondiale, sto parlando dei paesi, soprattutto dei paesi occidentali, però le stesse cose valgono per i cosiddetti paesi emergenti, cioè Cina, India e Brasile, Indonesia, eccetera. Noi abbiamo avuto il cosiddetto trionfo del pensiero unico del liberismo, che è un'ideologia, tra l'altro che io in altra sede ho definito trionfo dell'ignoranza, perché dà una rappresentazione completamente falsa del modo in cui funziona il mondo e la usa per giustificare invece delle operazioni molto concrete che non corrispondono niente a quello che la dottrina prescrive. La dottrina prescrive di lasciare mano libera al mercato, ai mercati che sono plurali, eccetera, perché questo comporta la migliore, si dice in termini tecnici, allocazione delle risorse, cioè la distribuzione del capitale nei punti dove la produttività è, quindi la capacità di rispondere alle esigenze della popolazione sono maggiori e quindi promuovere la crescita e il benessere per il maggior numero di persone possibile. In realtà quello che si è verificato nel corso di questi 30 anni, e dico 30 anni
non a caso, perché dopo la fine della seconda guerra mondiale ci sono stati 30 anni che gli storici e gli economisti ormai chiamano 30 gloriosi, perché nel mondo occidentale, solo nel mondo occidentale, c'è stato un periodo di grande espansione economica e anche di sviluppo del welfare e di crescita sociale, quella che si è sviluppata, quella che si chiama società dei consumi. E contemporaneamente nel mondo ex coloniale, perché di questo si tratta, ci sia stato un processo di decolonizzazione che anche questo aveva alimentato, no, speranze di miglioramento delle condizioni di tutta quanta la popolazione in corrispondenza con la liberazione dal gioco del dominio coloniale. E nei paesi dell'est, no, c'era ancora il mito del socialismo e la costruzione del socialismo come motore di un miglioramento della condizione di vita, che alla fine, tra l'altro, attraverso una competizione pacifica col capitalismo avrebbe dimostrato la sua superiorità, cioè la capacità di rispondere meglio alle esigenze della popolazione. Niente di tutto questo è successo a partire dagli anni 70, non a caso, perché cosa c'è stato in mezzo? C'è stato, no, quello che in termini storici si chiama il 68, cioè una rivolta prima degli studenti, poi degli operai, poi delle classi operai, eccetera, che grosso modo ha investito gran parte del mondo, dalla rivoluzione culturale cinese al movimento del free speech e poi la contestazione alla guerra del Vietnam negli Stati Uniti, al maggio francese, a tutti i movimenti che sono stati in Italia, in Germania, in Spagna, in Europa, eccetera, no? Fino a paesi dell'est, per esempio la primavera di Praga o il 68 della Polonia, qualcosa c'è stato anche in Russia e così. A questa rivolta, che sostanzialmente era la richiesta, no? Che da parte di una generazione intera, dicendo il benessere non basta, intanto deve essere più equo, ma poi ci vuole più democrazia, più partecipazione, più coinvolgimento diretto delle persone, perché non ci basta la società dei consumi, non risponde alle nostre esigenze, si è risposto appunto con i 30 anni di liberismo, di pensiero unico, di dominio dell'ideologia del mercato. Che cosa ha comportato questo? Beh, già soltanto, no, è cominciato con la Thatcher, poi è arrivato Reagan e poi ormai le politiche neoliberiste sono ufficialmente adottate da tutti i paesi del mondo, o quasi, e in particolare dall'Unione Europea. C'è stato addirittura un tentativo di costruire una Costituzione dell'Unione Europea ispirata ai principi del liberismo e del pensiero unico, poi l'Olanda e la Francia lo hanno bocciato in un referendum e quindi come Costituzione anche fatta, ma la politica europea, che oggi condiziona moltissimo la politica dei singoli stati, è una politica che si ispira ai principi del liberismo. Che cosa è successo? Beh, in termini, anche soltanto guardando gli ultimi 15 anni, in termini di reddito, il 10% del prodotto interno lordo dei paesi occidentali si è spostato dai redditi da lavoro ai redditi da capitale e profitti. No, dai salari ai profitti, per dirla molto semplice. 10%, questo è successo tanto negli Stati Uniti, quanto in Italia, quanto in Germania, quanto in Svezia, cioè anche nei paesi che hanno una politica socialista o comunque di intervento dello Stato più sviluppato. Guardate che è una cosa molto pesante, quando diciamo 10% del reddito nazionale, su un salario questo non incide il 10%, incide il 20%, il 30% o anche il 40%, eccetera. Cioè c'è stato un impoverimento molto forte, molto spiccato delle classi lavoratrici. A questo impoverimento in parte si è ovviato, o si è cercato di nasconderlo, con una politica di indebitamento molto forte. Cioè in Italia ce ne siamo accorti meno perché si è indebitato lo Stato e lo Stato indebitandosi ha alimentato dei sistemi di welfare, la scuola, la sanità, le pensioni eccetera, pagando certo in parte con le tasse fatte pagare ai cittadini, quelli che le pagano perché in Italia non sono tutti, ma molto invece rastrellando il risparmio da quelli che avevano più soldi, più denaro di quanto gli servisse e poi finanziando appunto. Ma nei paesi, in molti altri paesi, soprattutto nei paesi anglosassoni, cioè negli Stati Uniti e nella Germania, che hanno guidato questo processo di liberalizzazione dell'economia, non c'è stato solo un aumento del debito pubblico, c'è stato un aumento del debito privato, cioè non solo delle imprese che
che ricorrono alle banche per finanziare i loro investimenti, ma soprattutto dei consumatori che si sono indebitati per comprarsi la casa, ma anche moltissimo con le carte di credito, no? Non so quanti di voi lo sappiano, ma in paesi come la Germania, no? Gli Stati Uniti o l'Inghilterra, o l'Olanda, eccetera, un ragazzo di 16 anni ha già 2 o 3 carte di credito, continua a stare, cioè un adulto ne ha tantissime, e le banche concedono questo credito qua ben sapendo che nessuno sarà mai in grado di pagare, ma lo stesso è stato fatto con i mutui per la casa, no? Sono stati concessi mutui a delle persone che non avevano assolutamente il reddito per poterli poi ripagare, per alimentare l'industria edilizia per poter continuare la campagna, ben sapendo che prima o dopo si sarebbe arrivati alla reiterazione. È stata spinta moltissimo la vendita rapida, soprattutto l'industria automobilistica è vissuta di vendita rapida, no? Con la difficoltà sempre crescente di pagare le rate delle automobili, che per un periodo sono state pagate come? Con dei mutui e delle ipoteche fatte sulle case negli Stati Uniti, questo è sintomatico. Cioè, siccome il prezzo delle case aumentava, perché c'era questa boom edilizia, insomma questa bolla edilizia, eccetera, le persone erano invitate a aprire delle ipoteche sulle loro case per pagarsi altri consumi e soprattutto l'automobile. Eccetera. Poi quando il prezzo delle case ha cominciato a crollare, no? Moltissimi cittadini statunitensi si sono trovati con un debito verso le banche superiore al valore stesso della loro cosa, per cui anche se l'avessero venduta eccetera non avevano comunque la possibilità di ripagarla. Un altro istituto che si cerca di introdurre in Italia eccetera è il credito d'onore per gli studenti, cioè si devono aumentare tantissimo le tasse universitarie e poi che cosa si fa? Agli studenti le cui famiglie non hanno la capacità di sostenerlo, cioè le banche concedono un credito con l'impegno di restituirle quando avranno un impiego a valere sul loro studio. Questa è un'ipoteca, non è che si chiama prestito d'onore, ma uno firma delle carte per cui poi è costretto comunque a fare. Il fatto è che molti studenti quando escono dall'università l'impiego o dagli studi, l'impiego non lo trovano, e quando lo trovano è un impiego precario che non gli permette assolutamente di ripagare. Questo ha ritardato il momento in cui la popolazione doveva fare i conti con il fatto che il suo reddito effettivo era invece stato effettivamente ridotto. E contemporaneamente c'è stato questo enorme aumento invece dei redditi da capitale, che dove sono finiti? No? Lo diceva già Adamo Smith, no? Quando un ricco guadagna tanto, non è che invece di un pollo al giorno ne mangia 5. Che non si danno nello stomaco, no? O si circonda di servitori, cioè di persone che producono beni di lusso per rendere la vita migliore, ma quando non riesce a spendere i beni di lusso nemmeno tutto questo, li investe in risparmio. E quindi che cosa va? Sostanzialmente il meccanismo un pochino più complicato, eccetera, è andato a finanziare il debito degli stati. No? Oggi gli stati che hanno fatto debiti per finanziare il welfare, per nascondere in parte l'impoverimento della popolazione, sono indebitati con i cosiddetti mercati finanziari. Ma chi sono questi mercati finanziari? Non crediate alla favola, che c'è, è vera, ma non è la sostanza, no? Del piccolo risparmiatore che ha investito i suoi 10, 20, 30 mila euro in buoni del tesoro, perché non sappiamo veramente neanche. Questo fenomeno c'è ed è il paravento dietro cui si nascondono invece delle speculazioni gigantesche, no? Di persone veramente ricche, che tra l'altro non investono in buoni del tesoro, no? Investono in hedge fund, si chiamano private equity, eccetera, cioè in organismi finanziari che speculano sul debito, cioè non è che lo comprano, lo rivendono in continuazione cercando di fare oscillare il più possibile il loro valore in modo da avere dei guadagni marginali, che investono oggi sulle derrate alimentari provocando delle crisi, cioè siamo in presenza di 8 milioni di persone in Somalia che stanno morendo di fame, in parte a causa dei cambiamenti climatici e quindi della siccità a cui sono esposte quelle regioni molto più del nostro paese, no? Ma in parte il fatto che il costo delle derrate alimentari, cioè dei cereali poi in sostanza, è aumentato tantissimo anche grazie al fatto, no, che sono diventati oggetto di speculazione, cioè si vendono e si comprano sul mercato dei futures, cioè a valere sugli anni e sui mesi prossimi, eccetera, delle derrate alimentari che neanche ci sono, no? E sperando che aumentino i prezzi per poterle rivendere
facendoci un guadagno, o che diminuiscono perché si è venduto qualcosa che non si aveva e poi all'ultimo momento, quando si tratta di consegnarlo, non si può sfruttare. La cosa peggiore di tutto questo è che poi c'è effettivamente anche il piccolo risparmiatore in questa cosa qua, ed è un meccanismo che noi in Italia cominciamo a conoscere, ma che in altri paesi, e non solo quelli anglosassoni, è la prassi. E cioè che la pensione, no, non viene pagata attraverso un istituto pubblico come l'INPS, ma viene pagata da delle società di assicurazione. Cioè durante la propria vita lavorativa i lavoratori versano le loro quote a delle società private che investono questo denaro per farlo rendere il più possibile in speculazione. E queste speculazioni che cosa provocano? Molto spesso il fallimento delle aziende su cui, contro cui sono state fatte le speculazioni. Cioè per garantire la pensione a chi se l'aspetta in realtà gli fanno perdere il lavoro oggi. Questo fenomeno qua è diffusissimo all'estero ed è una delle cose più complicate. E queste sono oggi i più grossi detentori di capitale. Allora, quando si dice, perché questo l'avete letto e sentito alla televisione tutti i giorni da almeno un anno a questa parte, i mercati, no, stanno sfiduciando il governo greco piuttosto che quello italiano, piuttosto che quello spagnolo, perché non credo. Chi sono questi mercati? Sono grandi speculatori, in parte, che operano in parte con denaro di persone molto ricche, no? L'uomo più ricco del mondo è un signore americano che si chiama Buffett, che ha fatto i soldi in questa maniera qua, cioè non ha un'impresa, non ha un'attività economica, eccetera, specula sui mercati borsistici dei cambi, delle valute, eccetera, è diventato l'uomo più ricco del mondo e controlla alcune queste società finanziarie che operano sul mercato internazionale. O gente molto ricca, oppure istituti di previdenza o di assicurazione che con i soldi e le quote versate dai lavoratori o dalla gente che comunque ha dei redditi molto bassi, eccetera, stanno cercando insomma di guadagnare a spese dell'economia reale. Quindi quando vi dicono i mercati stanno bocciando il governo greco, piuttosto che il governo Berlusconi, piuttosto che gli Stati Uniti, eccetera, che ci troviamo di fronte, siamo alla vigilia anche di un fallimento del governo degli Stati Uniti, cioè dell'economia ancora oggi più forte del mondo, e sono già falliti alcuni governi di alcuni stati degli Stati Uniti, falliti, no? Nel senso che dall'oggi al domani non pagano più gli stipendi ai loro dipendenti perché non hanno più denaro da spendere, non hanno più la possibilità di indebitarsi perché le agenzie di rating, cioè quelle che valutano l'affidabilità del loro debito, li hanno bocciati e impediscono di emettere nuovi buoni del tesoro. Allora, quando vi dicono i mercati stanno bocciando una politica, pensate che i mercati sono quei signori là, non sono una cosa astratta, eccetera. Allora è chiaro, anche quando oggi leggete, cioè il governo Berlusconi per i suoi compromessi, per la sua corruzione, per il conflitto di interessi, per la sua incapacità di governare, non dà affidamento ai mercati, bisogna cambiare governo per dare affidamento ai mercati, il referente è sempre quello, cioè i mercati, cioè quei signori lì. E quindi è chiaro che in entrambi i casi noi ci troviamo di fronte a una gigantesca espropriazione, no, della sovranità popolare. Cioè, se sono i mercati a decidere che politica deve fare un governo, e che politica deve fare un governo, lo sapete benissimo, per esempio la politica che sta facendo il governo italiano, no? Che sta tagliando in maniera frenetica la scuola, la sanità, tutte le forme di assistenza sociale, tutti i trasferimenti qua, cioè, ci sono degli amministratori locali e la cosa lo sanno benissimo, tutti i trasferimenti alle amministrazioni locali. Tra l'altro un governo a cui partecipa con un potere fondamentale, un partito che si dice federalista, no? Che non c'è mai stato in Italia tanto accentramento nel governo centrale, tanta espropriazione dell'autonomia dei governi locali quanto ce n'è stato da quando la Lega era al governo. Però
Quello che vorrei chiedere fosse chiaro è questo: il dilemma è in questi termini qua. O governano i mercati o governa il popolo. Non è conciliabile questo. Se noi vogliamo recuperare la nostra democrazia, bisogna avere la forza, no, di mettere in crisi i mercati. Che cosa vuol dire? Vuol dire quei debiti contratti dagli stati a nome nostro, ma per fare le loro politiche, non vanno pagati. Se noi cerchiamo di pagarli, guardate, non c'è possibilità di uscirne. Il caso più eclatante è stato quello della Grecia, no? Hanno messo una toppa, ma la Grecia non è più nelle condizioni, non lo sarà mai più in un tempo prevedibile, di ripagare il suo debito. Perché la politica che l'hanno costretta ad adottare è quella appunto di restringere investimenti, occupazione, salari, pensioni, vendere i servizi pubblici, vendere le isole. Io ho scritto a un certo punto, per paradosso, in uno degli articoli, non mi ricordo più quale c'è, a un certo punto gli chiederanno anche di vendere il Partenone, e l'ho fatto come una battuta. Bene, nell'ultima riunione dell'Eurogruppo europeo c'è stato il rappresentante della Finlandia che ha detto: sono d'accordo di intervenire nel salvataggio della Grecia purché mettano in vendita il Partenone. Quindi quello che io pensavo che fosse una battuta, per altri invece è ormai una cosa seria. Cioè a noi ci chiederanno di vendere il Colosseo e cose di questo genere. Cioè non c'è possibilità di... Perché? Perché l'alternativa che tutti gli economisti di destra e di sinistra, tranne pochissime eccezioni, che sono anche degli economisti seri, insomma, no? Sono molto pochi e hanno molta poca voce in capitolo, no? Dico, come si ripagherà questo debito? No? Con la crescita, no? Se il prodotto interno lordo riprende a crescere al 4-5% invece che allo 0,3%, 0,6%, come è prevedibile, eccetera, certamente ci sarà un avanzo nel bilancio, perché ci saranno più tasse, più gente che paga le tasse, tasse più alte, quindi un avanzo del bilancio con cui gli stati potranno ripagare i loro debiti e innanzitutto pagare gli interessi su questi debiti, perché ormai siamo a questo punto qua, nessuno si pone più il problema che tu restituisci quello che hai preso in prestito, ma perlomeno che tu abbia soldi a sufficienza per pagare gli interessi su quello che hai preso in prestito, perché se non paghi neanche gli interessi sei fallito e nessuno ti rinnova per più. Ora, questa crisi non ci sarà per due ragioni fondamentali. La prima è che queste politiche di restrizione del credito e della spesa pubblica strozzano l'economia, no? E non le permettono più di crescere. E non c'è una novità, una cosa che si scopre adesso, perché la politica è esattamente che la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno imposto a tutti i paesi del terzo mondo nel corso degli anni passati, compresi i 30 gloriosi di cui parlavo prima, no? In cui i paesi dell'Occidente industrializzato, diciamo, sono cresciuti e hanno sviluppato la società dei consumi, ma in cui le condizioni di vita della popolazione dei paesi dell'Africa, del Sud America, di molti paesi del sud-est asiatico, eccetera, sono peggiorate ininterrottamente perché gli venivano imposte, prima gli venivano offerti dei crediti, erano come il gatto e la volpe di Pinocchio, no? La Banca Mondiale offriva dei prestiti per fare grandi piani di sviluppo, dighe, treni, strade, autostrade, no? Per far girare le automobili che là si chiamano sugo perché chiudono la sugo. E poi il Fondo Monetario Internazionale dice: se siete troppo indebitati dovete ripagare il vostro debito, per ripagarlo adesso dovete adottare queste politiche qua, cioè non basta con l'assistenza, basta con la scuola, basta con la sanità, basta con le pensioni, eccetera. Le stesse politiche una volta si facevano nei confronti del terzo mondo, tanto di loro chi se ne fregava, eccetera, adesso finalmente sono arrivate, finalmente, alla fine sono arrivate anche in casa nostra, ci dobbiamo. Ma secondo problema, ragione, adesso finisco con questo, finisco il mio sproloquio, è la crisi ambientale. Non ci sarà più crescita perché i settori e le produzioni in cui si pensa di poter investire per sospingere la crescita, sono produzioni che non vanno più a venire. Il caso più eclatante, ve lo trovate, ce lo troviamo davanti agli occhi, in Italia è la crisi della Fiat, cioè dell'unica industria automobilistica che c'è in Italia, il settore dove tra l'altro la concorrenza è più spietata a livello internazionale, ma dove in Occidente l'automobile è soltanto più un bene di sostituzione, cioè non ci sono, non è come in Cina dove l'anno scorso hanno venduto 18 milioni di automobili nuove, cioè
nuove non nel senso che sono uscite dalla fabbrica, ma nuove nel senso che le hanno vendute a gente che prima non aveva l'automobile, quindi 18 milioni di auto in più. E andranno avanti un pochino così fino a che la desertificazione del loro territorio non avrà raggiunto, che già ci sta arrivando, livelli di salute insostenibile. Ma in Italia c'è solo, in Europa c'è solo più un'industria di sostituzione. La Fiat, essendo uno degli anelli più deboli dell'industria automobilistica, è costretta a soccombere. Ma cosa sta pensando di fare per salvarsi? Di produrre SUV. No? Tra l'altro, ad opera di un dirigente, Marchionne, che 4 anni fa aveva detto produrre SUV in Europa è la cosa più pazzesca e folle che ci possa essere. Ma adesso, tanto per dire che qualcosa farà, produrrà SUV. Allora, questo è un esempio di politica insostenibile che non darà nessuna crescita. Ne volete un altro esempio? L'industria nucleare. Per fortuna noi l'abbiamo stoppata, almeno così si spera, perché poi abbiamo visto che i nostri governanti dei referendum se ne fottono in maniera più assoluta. Il caso dell'acqua, magari ne parliamo dopo, è esemplare, no? Ma è chiaro che quelle erano spese a perdere, servivano per finanziare l'industria che produce, tra l'altro francese, che produce impianti nucleari, ma dal punto di vista energetico era assolutamente una cosa senza nessuna prospettiva. Ne volete un altro esempio molto importante? Il TAV è maschile, il TAV, sempre la TAV, no, si chiama treno ad alta velocità, il TAV Torino-Lione, su cui è nato uno scontro tra un'intera popolazione di un'intera vallata, no? L'ultima manifestazione erano 60.000, la vallata ha 80.000 abitanti, quindi c'erano tutti. Certo, qualcuno è venuto da fuori, insomma, ma almeno 50.000 su 80.000 erano abitanti, vecchi, piccini, donne, uomini. E dall'altra, che cosa c'è? L'idea, no, di tenere in piedi un'industria delle costruzioni facendo un buco che non serve assolutamente niente, perché tutti i trasportisti vi diranno che su quella tratta lì non ci sarà mai un traffico sufficiente, né di passeggeri, né di merci, traffico sufficiente a giustificare, non dico l'investimento, ma anche semplicemente, no, l'investimento è la spesa dello Stato, dovrebbe essere la spesa dello Stato, ma anche soltanto la gestione, no, le spese correnti per mandare avanti il treno lungo quella tratta. Però per adesso tutti intravedono il business, perché l'Europa dovrebbe darci 600 milioni di euro, non ce li darà, no? E il resto non si sa chi li terrà fuori con questi piani di luna che ci sono, ma intanto c'è la possibilità di far lavorare immediatamente delle imprese di costruzione, che tra l'altro in quella zona sono tutte in mano a dei mafiosi, insomma ci sono fiori processi contro di lui. Bene, questa è la crescita come ce la prospettano loro. No? È chiaro che di fronte a una crisi ambientale come quella che ci troviamo di fronte, no, quel tipo di crescita non ha nessuna, anche se ci fossero le condizioni, diciamo, economiche e finanziarie per sostenerla, cosa che non ci sono, non avrebbe nessuna possibilità di successo, perché è tutta fatta, no, di attività e prodotti molto energivori, ambientalmente molto pericolosi e che non hanno nessun risvolto sul miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita delle persone. Quindi per la crescita di morte si tratta di concepire innanzitutto, poi discutere e diffondere e poi imporre e cercare di realizzare un altro tipo di economia, alcuni la chiamano decrescita, che va chiamata conversione ecologica, mi pare che solo fosse una questione terminologica, ma insomma è una cosa che è meno ostica, insomma, si capisce di più che cosa si vuole fare, cioè smettere di produrre e di impegnare le nostre risorse a produrre cose nocive che hanno poco avvenire e poche potenzialità di mercato, e invece investire risorse, ma soprattutto intelligenza, sapere, eccetera, e occupazione in attività che sono ad alta intensità di lavoro, quindi che creano occupazione, ad alta intensità di tecnologie e di conoscenze scientifiche, quindi richiedono ricerca e studio e rilancio della scuola e dell'università, ma soprattutto che sono ambientalmente compatibili e permettono di ridurre i rischi connessi agli mutamenti climatici, che ormai sono, credo, per tutti quanti, tranne per il ministro Brunetta, una certezza
mi sovrappa continua a dire che è una pallida età tra gli ambientalisti, con questi orientamenti climatici che invece lo va bene veramente a lui. Allora, io mi fermerei qua. No, cosa sono queste produzioni qua? Ve lo dico semplicemente, poi magari in italiano meglio, sono ovviamente la conversione energetica, cioè passare dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, ma contestualmente all'efficienza energetica, cioè sfruttare meglio l'energia che c'è, se no le fonti rinnovabili non produrranno mai energia a sufficienza per far vivere tutto il mondo in una maniera decente. È possibile, ma se si usano meglio le risorse della tecnologia, passare a un'agricoltura di prossimità, a chilometri zero come si dice, differenziata, di nuovo in mano a piccole imprese, di agricoltori e non a culture estensive che non impiegano solamente manodopera e funzionano anche proprio, con l'attività di quei pesticidi, con la motorizzazione, con i trasporti, con la catena del freddo, con i supermercati, cose di questo genere, curare di più l'assetto del territorio, cioè in modo che non ci siano sfruttamenti, i terremoti non facciano più morti, eccetera, ma soprattutto che le città non si espandano e centri abitati anche piccoli come questi non si espandano più in una maniera inconsulta, no? E promuovere una mobilità sostenibile. Cioè, non è possibile continuare a pensare che in futuro la mobilità possa continuare a essere affidata all'automobile individuale. Non è possibile, cioè innanzitutto perché sulla Terra ci sono 7 miliardi di abitanti e forse tra 30 anni ce ne saranno 10. No? E il tasso di motorizzazione che c'è in Europa, non parlo dell'Italia che è molto più alto, cioè di 2 abitanti per automobile, no? Proiettato a livello mondiale vuol dire 3 miliardi e mezzo, 5 miliardi di automobili. Non ci stanno proprio fisicamente, a parte le risorse che consumerete sia per essere costruite sia per andare avanti. E lo spazio, perché non c'è lo spazio per fare le andate. Ma o noi pensiamo che soltanto a noi spetta il diritto di andare in automobile e gli altri devono continuare ad andare a piedi o tra i triangolati, oppure dobbiamo mettere a punto dei sistemi di mobilità che non ci privino una delle principali conquiste dei 2 secoli scorsi, cioè di poter viaggiare, muoversi, spostarci liberamente, perché